Allora, facciamo la soluzione di questo esercizio dove viene data una soluzione avente pH 13,6 di idrossido di sodio. Di questa soluzione ne ho un volume iniziale di 44 millilitri. Voglio portare la soluzione a un pH di 13,1, quindi sicuramente io devo diluirla. Ho scritto qui la reazione di ionizzazione dell'idrossido, quindi l'idrossido di sodio che diventa Na più e OH-. Quindi in soluzione noi lo troviamo ionizzato. Osserviamo che ogni mole di idrossido libera una mole di OH-. Quindi questa è una cosa di cui io dovrò sicuramente tenere conto. Come ragionamento per risolvere il problema, io ho detto che devo diluire, quindi passare da un volume iniziale a un volume finale che prevederà una certa quota di acqua aggiunta. Va bene? Questo mi consentirà, come ragionamento, di avere una diminuzione del pH. Allora, non posso ragionare direttamente sul pH in quanto l'idrossido mi libera OH-. Quindi la prima operazione che devo fare è sicuramente trovare il POOH, quindi fare 14 meno il pH e trovo 0,4 come valore di POOH. Passando dalla definizione di POOH, io posso ricavare la concentrazione iniziale, quindi la molarità iniziale degli OH-, quindi la concentrazione degli OH- riferito a 1 litro, non a 44 ml, è pari a 1 per 10 alla meno 0,4, quindi 0,4 cambiato di segno, e trovo quella che è la molarità iniziale, che si riferisce alla molarità moli al litro di OH. Allora, cosa devo fare? Devo mettermi nelle condizioni di avere un pOH di 0,9, cioè devo passare da questa concentrazione a questa concentrazione qua. Quindi cosa trovo? Trovo il pOH finali facendo la stessa operazione, quindi io devo passare da una molarità iniziale a una molarità finale. A questo punto prendo in considerazione il fatto che io parto con 44 millilitri. Quindi che le moli iniziali saranno uguali alle moli finali perché ho aggiunto acqua. Quindi recupero quello che avevamo spiegato in termini di diluizioni. Quindi le moli iniziali sono uguali alle moli finali. Della situazione iniziale io ho la molarità iniziale, che è questo valore qui, moltiplicato il volume iniziale, che sono questi 44 millilitri, quindi vado a calcolare qual è il numero di moli di OH- presenti in questo volume qui dato, e dico non è cambiato niente per quanto riguarda il numero di moli, perché io non ho aggiunto altro idrossido, non ho tolto dell'idrossido, ho semplicemente diluito con acqua. Quindi le moli finali di OH- sono le stesse e saranno uguali alla molarità finale. Vedete che la molarità finale rispetto a quella iniziale è minore, va bene, moltiplicato per il volume finale. Ricavo il volume finale. Quindi il volume finale uguale alle moli iniziali diviso la molarità finale, ricavo il volume finale 126 ml, quindi tutto questo volume qui finale è 126 ml. Non è in scala, non è in scala perché dovrò aggiungere una quantità alta di acqua. Quindi il volume finale è questo, l'acqua che devo aggiungere, quindi il volume finale. Va bene, meno quello che avevo all'inizio, meno questa quantità uguale 82 ml. Quindi se volessi fare una cosa più in scala dovrei mettere sicuramente una quantità più grande. Ecco, io parto con 44 ml, devo arrivare ad aggiungerne 82, quindi questo disegno decisamente non è in scala, però concettualmente ci siamo capiti.
Quindi io questo esercizio lo valuterei così. Allora, innanzitutto riflettere sul discorso della diluizione, passare dal valore di pH dato al valore di pOH, quindi un altro punto sicuramente qui, calcolare quella che è la molarità iniziale, la molarità finale, impostare sicuramente questa equazione qui per ricavarmi il mio volume finale, quindi questa qua magari la pesiamo un po' di più, poi vedo io, e poi la sottrazione per trovare l'acqua da aggiungere, ok? Quindi potrebbe valere questo esercizio, facciamo valere 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 punti, ok?